Naviganti del lobby, bentornati su Neocast Minotus Vlog TV. Allora ragazzi, dietro di me avete uno scatolone gigantesco di Green Stuff World, nonché un sacco di roba psichedelica stampata con colori strani. Con Hexagon abbiamo stampato tutto il Kickstarter in PLA, la maggior parte di My Dungeon, in modo tale da farvi vedere poi nelle prossime puntate dei bei tutorial sulle rocce, tutto quello che avrà a che fare con il tavolo di Hobbyville, tavolo in 3D che vi ho promesso che faremo 180x120 per poi giocare nei giochi fantasy, quindi una sorta di pezzo di Hobbyville dove si giocherà a Warhammer sostanzialmente, quindi le colline degli Hobbit diventeranno poi posto di cannoni per magari halfling, nani, eccetera eccetera. Dietro di me quindi torniamo alla scatola di Green Stuff World, vedete questo scatolozzo gigante con mirtillo dentro, che però in questo caso per fortuna non c'è, sennò spaccherebbe tutto, che vi ha invitato a questo unboxing l'altro giorno. Ragazzi, perché tra le altre 600 e passa visualizzazioni in 24 ore, da adesso in poi userò mirtillo per tutti gli shorts, sto scherzando. Comunque, al di là di questo, effettivamente Green Stuff World si è data da fare per questo progetto del tavolo, perché gli ho scritto, gli ho raccontato del tavolo e loro mi hanno detto: wow, dici che cosa ti serve. Io gli ho fatto una lista dicendogli: guarda, tutto quello che vedi, uno per mi andrebbe bene, fate quello che potete, e loro mi hanno mandato tutto subito dopo la sigla. Del Kickstarter veramente fantastico che abbiamo finito da poco con My Dungeon, che è stato un successone perché ha superato i 12.000 euro quando ne bastavano 2.000 per il goal, e veramente è un capolavoro. Vi farò vedere pian piano tutto dipinto, però sapete che appunto rocce di questo genere stampate in PLA, che sono praticamente vuote, ok, poi una volta dipinte vengono fuori in questo modo qua, con grande semplicità, come vi ho fatto vedere nel tutorial, e avete praticamente veramente facilmente degli elementi scenici da utilizzare facilmente appunto in tutti quanti i tavoli fantasy. Allora, detto questo, sposto un pochino di cose che potrebbero anche rompersi e magari comincio a, diciamo, tirare fuori dallo scatolozzo, perché vorrebbe essere un unboxing questo, ma in realtà sostanzialmente guardate che roba, cioè è gigantesco. Lo spostiamo sulla destra e vi tiro fuori tutto, ma è praticamente come se fosse Natale, perché Christoph ci ha veramente dato dentro. Allora vi faccio vedere la prima cosa interessante da vedere. Spostiamo un pochino queste cose qui, così la mettiamo sopra, diciamo, e sopra quello possiamo mettere il resto. È questo fantastico cut mat, un cut mat fatto e piegato in due con dietro un rinforzo perché non si rovini, che poi praticamente voi potete lasciare anche così oppure piegarlo. In questo caso diventa una 3, fantastico perché ha le misure con i gradi e quindi avete anche praticamente la possibilità di vedere per i tagli tutte le diciamo rette che vi servono, e questo è molto utile. E partiamo dalla prima cosa. Allora, mi serviva un po' di materiale per la stampante 3D, nonché per dipingere. E ho trovato, l'avevo già fatto vedere in formato A4, quindi molto piccolino, questo fantastico, l'ho già provato, quindi so già che è fantastico, è in silicone ed è un tappeto che potete utilizzare come fondo al posto, non del cut mat, ma per esempio di una... diciamo scrivania portatile per esempio, no? Perché potete dipingerci sopra e sporcare tranquillamente, che tanto poi si lava molto facilmente. La cosa molto forte di questo, e qui lo dico a tutti quelli che
come me hanno iniziato veramente a dipingere in maniera assidua, scusate, a dipingere, vedi, questo è il difetto professionale, no? A stampare in maniera assidua con la stampante 3D, perché questo è fantastico proprio per quello. Innanzitutto qui dentro avete questi due che sono veramente un regalo, anche se servono solo a tenerlo in piega, perché con questi ci fate un sacco di weathering di quelli seri, quindi teneteli, mi raccomando. Al di là di questo, guardate quanto è bello e quanto è grande questo telo. E questo telo praticamente in silicone è fantastico per lavorare la resina della stampante 3D, perché potete indurirla e staccarla tranquillamente piegandolo, oppure lavarlo con un panno e l'alcol isopropilico senza paura di rovinarlo. La cosa fantastica, ve lo levo dalla confezione perché temo che si veda poco in telecamera e vorrei farvi vedere la genialata di questa tavolozza. Allora, vediamo se riesco a trovare un punto che si apre, ma è già aperto, è semplicemente solo mantenuto all'interno. Un po' di elettricità statica che non guasta mai. Lo tiriamo fuori da qui e voilà. Allora, come vedete, magari si vede meglio di prima, potete addirittura provare le aree di colore su praticamente dei vetruviani, ok? E poi avete praticamente tutta la banner test area dove potete provare a dipingere i banner, la weapon test area dove potete provare a dipingere gli araldi che praticamente degli scudi, mixture test area dove potete provare i miscugli praticamente e andare, vedete, addirittura siete guidati con colore principale, mistura, quindi più scuro e più chiaro, per esempio. E ne avete due addirittura, e poi altre due dall'altro lato. Avete il misuratore da tutte le parti, in centimetri e in pollici, quindi c'è tutto quello che serve. Dall'altra parte ovviamente è il silicone pieno, c'è tutto quello che serve per poter dipingere in comodità. E a questo punto vi faccio vedere una cosa che avete già visto nella preview con Mirtillo, che è praticamente la mug di Greenstaff World, brandata ovviamente Greenstaff. Mi hanno mandato la mug sostanzialmente, che sarebbe la tazza per poter dipingere, quindi ovviamente in una situazione del genere voi potete dipingere, diciamo, in portatile. Questo è molto utile per portarlo in vacanza, ok? Ci sono delle cose che fa Greenstaff che poi avete già visto tempo fa con, per esempio, Envy Game, che fa bicchieri praticamente portatili per portarli in vacanza. Quindi piegate tutto, mettete in una borsa e ve li portate in vacanza. Andiamo a vedere poi i primer, perché ho chiesto a Greenstaff tre tipi di primer da testare anche con i nuovi contrast. Quindi Greenstaff ha fatto questa serie fantastica di primer che è veramente matte, cioè proprio satinata, e finora devo dire che è la più opaca che abbia trovato sul mercato, anche nel caso GV. Questa è veramente opaca, quindi se volete un effetto come quello che vedete qui, il nero è ancora più opaco di come lo vedete qua, che è un po' lucido, viene fuori veramente così. E mi hanno mandato il verde, il nero e il grigio chiaro. Grigio chiaro che useremo facilmente con i contrast, in questo caso invece faremo altro. E questi sono, diciamo, i primer. Opla, ed è andato, per fortuna che è tutto chiuso e buonanotte. Allora, poi mi sono fatto mandare dei mini hobby clamps, che sono praticamente delle clip, ok? Che possono servire veramente tanto nel caso in cui si fa un tavolo, per tenere per esempio fermo due fogli di foam, piuttosto che qualcosa che ho incollato per esempio con la Vinavil, come due pezzi di legno, eccetera. Quelli sono utilissimi, costano veramente poco e sono fantastici. Fantastica è anche questa confezione che mi hanno mandato. Io ce l'avevo più piccolina come sample, ma devo dire che qui è un altro discorso, la UV Resin, quindi molto più grande. Questa mi sembra che sia la, questa è 100 ml, è molto più grande, contiene resina completamente trasparente che si può indurire come quella della stampante in 3D con la lampadina UV, e quindi in questo caso molto utile per appunto questo tipo di situazioni. Poi vi faccio vedere cosa hanno fatto a livello di novità, ok, perché adesso lo vedevo aperto.
Allora, questa qui è la UV Resin Glow, ovvero una resina che indurisce sempre con l'UV e che nel buio praticamente risplende e fosforescente in sostanza di blu, e quindi da provare sicuramente per effetti magici o cose di questo genere. Da questa parte invece avete la Glow Lime, e quindi nella notte praticamente al buio in sostanza diventa verde fosforescente, e poi avete la arancione che mi piaceva particolarmente per creare certi effetti, per esempio per le armi o cose del genere. Vedremo, perché ovviamente è resina, in questo caso resina colorata, quindi bisogna capire come utilizzarla. Facilmente verrà utilizzata sulle basette, però per esempio immaginate un mago che alza una piroetta di pietre, come uno di Warhammer per esempio, degli Stormcast famosissimo, che ha la mano davanti e queste pietre che si sollevano, si potrebbe ricoprire praticamente le pietre di blu, così intorno o perlomeno fra una e l'altra vedreste praticamente questa gel che diventa fosforescente dopo, che fa un po' questo effetto magico, no? Si può usare per esempio il Glow Effect Lime per i crateri, come abbiamo fatto, li vedete lì dietro in fondo, che potrebbe essere interessante perché anche quelli sarebbero più luminosi con un tavolo meno illuminato ovviamente, e quindi potrebbe essere interessante. Poi ovviamente immancabile ormai per me la cianoacrilica acrilica a gel formula. Questa è importantissima, ragazzi, perché vi permette di avere più facilità nell'unire pezzi di resina, quindi quando, o di metallo, quando voi avete bisogno di posizionare due pezzi, con questo sistema della cianoacrilica gel mi sto trovando benissimo. Funziona identico con l'attivatore, ma essendo meno liquida tiene già più in posa il braccio della resina, magari con il busto che è meno pesante, quindi facilmente si riescono a unire i pezzi. Tutti i pezzi che sto stampando in 3D in 8K io li sto incollando con questa colla qui. Poi passiamo al Grass Mats Cutout. Questo è fantastico perché praticamente è un sostanzialmente è un tappeto, ok? Che in questo caso vedete fatto con dei fiori praticamente, e voi potete tagliare il pezzo che vi interessa e creare con due pezzi inclusi all'interno la vostra area fiorita, ok? Questo è molto utile ovviamente per un tavolo come Hobbyville, che è fatto di fiori praticamente. Sempre rimanendo a Hobbyville, abbiamo preso anche il Dry Green e per esempio il Burnt, che sarebbero praticamente i cespugli bruciati. Guardate quanto sono alti rispetto a un dito praticamente. Questi qui sono una nuova serie che ha fatto la Greenstaff da 22 mm, quindi sono 2 cm e mezzo. Molto alti, molto utili quando si va, questo non lo vedete, ve lo faccio vedere così, sono veramente molto utili quando voi andate praticamente a fare un tavolo. Ne ho presi di più, me ne hanno mandati, tra l'altro credo che non gliel' abbia nemmeno ordinati tutti io, ma me l'abbiano mandati loro per provarli proprio, che sono praticamente variopinti, quindi ci sono praticamente anche di erba più chiara e di erba mista, questa qua praticamente è tra il chiaro e lo scuro, ok? E quindi anche questi, veramente tutto utilissimo per il tavolo. Restando ovviamente sul tavolo, mi servivano vari fogliami e quindi flock di nylon, che avete visto già in altri miei unboxing, sono pieno, ma infatti questo è sostanzialmente un rinforzo con tutte le cose che mi mancavano, che ho chiesto appunto a Greenstaff per iniziare il tavolo, ma in realtà ho già un sacco di roba Greenstaff che useremo appunto per il tavolo, e come vedete me ne hanno mandati 3. Dopodiché, sempre in rinforzo, mi hanno mandato praticamente le lift, che sono proprio le foglioline. Io adesso le foglie le faccio con una specie di tampone che premete, che crea la foglia, da una foglia vera praticamente, solo che ovviamente dovete beccare la foglia nel colore giusto. Se mi serve ora una foglia estiva ce l'ho, se mi serve in questo momento una foglia autunnale non ce l'ho, quindi mi sono fatto mandare queste foglie diciamo in utilizzo perché possono servire. Poi mi sono fatto mandare lo Splash Gel Water Effect, che vedrete moltissimo anche sul tutorial di My Dungeon, perché andremo a fare il fiume e quindi le cascate, ci sono proprio le waterfall, dove abbiamo incastonato con Hexagon l'inizio del fiume alle waterfall, e quindi poi praticamente dovremo fare intorno alle rocce l'effetto splash. Questo è fantastico perché praticamente è già bianco, è già schiumato praticamente, basta metterlo intorno alle rocce
e fa praticamente l'effetto schiuma. Cosa ci hanno mandato ancora? Guarda, è pieno, eh. Allora, questo utilissimo, anche se sembra banale, è il nuovo Cutter Knife Set, quindi prendete un set con 10 praticamente blades, ok, fatte apposta praticamente per questo tipo di taglierino che è super professionale, ok, molto utile quando si va a tagliare foam e cose di questo genere. Poi mi sono fatto mandare, guardate, questa avanzava erba di un altro colore ancora, sempre di nylon, e vi devo far vedere tra le altre il perché ve l'avevo già fatto vedere, mi sembra, nella scorsa puntata, il discorso di come si può tenere in piedi con lo spray colla, spray che è di quella serie, tra le altre abbiamo già, tutta l'erba di nylon. Questa erba qui è, come vedete, tutta erba ad alta carica elettrostatica, quindi è un flock che è high electrostatic. In questo caso utilissimo, perché lo tirate giù con quel macchinario che tra le altre con 23 euro comprate, positivo che sta all'interno vicino all'erba, negativo che sta sul tavolo, scuotete e l'erba cade in piedi, sostanzialmente verso l'alto, ovviamente in piedi, in verticale, perpendicolare al terreno, sopra la colla che è in quel caso spray oppure Vinavil. Qual è la cosa comoda? Potete mescolare tutti i tipi di erbe, tutte le altezze, perché cadendo in piedi occupa molto meno spazio, creare un manto variopinto e quando è asciutto potete addirittura pettinarlo, perché praticamente non cade a caso sdraiato, cade tutto in piedi, quindi geniale come soluzione, non vedo l'ora di provarla. Mi sono fatto mandare infine allora, questi sono gli ultimi Taft che vi mostro, praticamente più piccolini, che non avevo e volevo utilizzare per le basette normali, quindi questi possiamo usarli anche nel giardino degli Hobbit, per dire, però insomma li useremo molto anche sulle basette. Mi sono fatto mandare per provarli, questa è la mia Sonic 8K che finisce di stampare un mini diorama di Asgard Rising, vi do questa anteprima, questa chicca, che chi non ha skippato il video sa che prima o poi vedrà un tutorial su questo mini diorama, che è una forgia di un fabbro spettacolare, sempre che l'abbia stampato giusto, ma di solito sì, non fallisce mai. I token, questi volevo provarli con voi, non c'entrano nulla con il tavolo, è l'unica cosa che non mi serve adesso per il tavolo. Mi sono fatto mandare praticamente quelli e questi, cioè quelli adesivi. Questi ve li farò vedere in una recensione dove li useremo proprio sui token. Stavo pensando soprattutto a Warhammer Quest, che ne ha tantissimi di tondi, perché praticamente con questi addirittura li incastonate all'interno e avete dei token di plastica, da cartoncino diventano plastica, in questo modo non rompete i token. Dall'altra parte invece si incollano sopra e proteggete la parte superiore con il silicone gommato e quindi diventano più rigidi, gommati e diventano molto più, diciamo, difficili da distruggere. Infine un pennello, lo tiro fuori dal sacchettino perché sono proprio curioso anch'io. Ok, eccolo qui. Ho preso un Kolinsky 2, quindi un 2, ok, Kolinsky della Gristaf, quindi andiamo a vedere poi in un altro tutorial, vediamo se facendo così, esatto, eccolo qui. Voglio vedere un pochino questa serie argento Kolinsky, tra le altre ce n'è un'altra che è d'oro e che prima o poi prenderemo per vedere e metterli in prova. Mi manca solamente da farvi vedere due cose, solamente, insomma, hanno mandato un bel po' di roba, e due cose per chi stampa in 3D, che la Greenstuff ultimamente sta seguendo tantissimo come prodotti, produzione di prodotti. Allora, partiamo dal flex plate. Il flex plate a cosa serve? Quando voi, e questo io in realtà purtroppo non lo posso usare sulla mia perché è più piccolino, però insomma, come funziona? Dietro avete un adesivo 3M, adesivo che attaccate al piatto della stampante che scende per stampare. Sotto ci attaccate con le magnete il ripiano, che è il piatto dove si stampa, texturizzato tra le altre come quello originale, in questo caso della Frozen, e dopodiché quando voi avete finito di stampare non dovete fare altro che staccare dal lembo che è fatto apposta il pezzo di praticamente magnete e praticamente flettere il foglio. A questo punto si stacca tutto in un attimo e non dovete fare fatica con la paletta. Geniale, bisogna vedere quanto è texturizzato e come funziona. Prenderò adesso la misura giusta per la mia, che è un po' fuori standard perché è nuova di zecca, la Sonic Frozen 8K, la mini 8K,
e ha praticamente un piatto molto lungo e non tanto largo, quindi è un po' fuori format, permette di stampare molte cose, anche più delle miniature, perché fa anche degli scenari notevoli, però ovviamente va un attimo capito. E poi, cioè capita la misura. E dopo ci sono questi che non vi apro in questo caso perché sono semplicemente dei FAP film. I FAP film sono praticamente, in questo caso la misura è corretta per la mia, i diciamo fogli trasparenti che si mettono nella vaschetta, sotto la vaschetta, e servono proprio a contenere la resina praticamente. Si mette sopra la vaschetta, si fa sporgere, si infila il pezzo di metallo o di plastica, si chiudono le viti a brugola e a quel punto si flette nella maniera giusta e viene praticamente tirato come la pelle di un tamburo o di una batteria. Da lì in poi avete il vostro ripiano. Ogni tanto il FAP va cambiato perché si usura nel tempo. Allora, abbiamo finito qua con le, diciamo, sorprese di Greenstaff. Ne ho molte in questi giorni, perché tra le altre, appunto, fra Greenstaff e tutti quanti i vari sponsor nuovi che stampano 3D, sono pieno di cose da farvi vedere. Partiremo ovviamente con i tutorial di My Dungeon, dopo andremo pian piano a fare il tavolo 1,80 x 1,20 m per dare gloria a tutta questa meraviglia che Greenstaff ci ha mandato, che fa, secondo me, i prodotti in questo momento per lobby più completi, perché ha veramente tutto. Se loro, con loro io non ho più dovuto avere altro se non nello specifico quello che cercavo. Nel caso di GV, se voglio il taglierino GV, ma ce l'hanno anche loro. Le tronchesine, e ce l'hanno anche loro. Se andate da Army Painter, hanno tutte delle cose brandate particolari e hanno delle cose anche specifiche per i giochi che Greenstaff non ha, tipo il portachiavi laser, no? Ma al di là di quello, tutto il resto ce l'hanno, Taft, eccetera, eccetera. Quindi con Greenstaff di solito riesco a coprire tutto il range di quello che mi serve per lobby. Ragazzi, breve recap e ci salutiamo. Greenstaff è veramente una fucina di novità, perché anche ora che vi sto parlando ho visto la newsletter nuova dove fanno vedere, per esempio, Fatalità, la camera per floccare praticamente con elettricità statica, e quindi incredibile, cioè ne ho appena parlato con tanto di passino che funziona in questo modo, bla bla bla, e loro hanno fatto praticamente un box fatto in MDF come quelli di Hobbyson, come quelli che sta facendo loro per portare i rack dei colori, insomma, per portare i colori, quindi i rack, e praticamente ho visto che hanno fatto questo box dove voi mettete, stendete in fondo sulla base un foglio adesivo, che è un biadesivo, mettete il flock dall'altro, il flock cade in piedi, comincia a floccarsi, praticamente voi fate un tappeto completamente adesivo, che è praticamente la stessa cosa che vedete qui, fatta con l'erba così, altezza che volete voi. E la cosa molto interessante, che ho già visto nella newsletter, è che poi ritagliate il pezzo che volete, biadesivo lo attaccate dove volete. Cioè, hanno veramente idee a sfare e novità a sfare, perché ogni settimana ne esce fuori una. Tra le altre, ho visto, hanno fatto anche adesso un cutter per i tubi, per esempio. Quindi dovete fare le tubature? Cutter che vi taglia tubi in alluminio piuttosto che tubi di plastica, fa il taglio netto come un tagliasigari. Quindi veramente hanno un sacco di idee, un sacco di novità. Io vi invito ad andare sul loro sito, perché veramente a me piacciono, io ho sempre voluti come sponsor, perché veramente con loro copro, vi ho detto, tutto il mio range di necessità, però insomma è interessante andare a vedere che cosa fanno. Io vi ringrazio tantissimo, vi ricordo che se andate qua sotto al, diciamo, video, oltre a chiedervi di iscrivervi chiamando mamma, papà, nonni e cugini all'iscrizione, fate iscrivere tutti, perché più siamo più forti siamo e più contenuti facciamo. Avete praticamente il link anche con Greenstaff, quindi andate sotto e li beccate. C'è la possibilità di avere uno sconto ulteriore del 10%, mi stanno rimandando il codice. Nel frattempo che non c'è il codice, scrivete una mail a Greenstaff o un contatto a Greenstaff dicendogli: mi manda Francesco di Neocastomania Vlog TV. Non vi preoccupate che lo sconto ve lo fanno. Ciao!